Allora, prima di tutto, in natura, vi dicevo, le piante utilizzano l'energia solare, producono cibo per gli animali, così. Beh, in tutto questo che vi ho descritto, non c'è combustione. In natura le combustioni esistono solo come incidente di percorso, cioè incendi dovuti a fulmini, vulcani o esseri umani. Al di là dell'uomo, dei vulcani e dei fulmini, non ricordo, c'è qualcuno che parla di autocombustione, ma sappiamo benissimo che ogni volta che ci sono incendi c'è la mano di qualcuno, poi la possiamo chiamare autocombustione. In realtà queste sono le condizioni. E la natura non usa le combustioni. Perché? Perché non sono sistemi compatibili con la natura. Se io brucio, distruggo la materia che ho, trasformandola in rifiuti e inquinamento. E quali sono queste condizioni qui? Quali rifiuti e inquinamento io posso ottenere dalla combustione? Allora, se si brucia qualcosa, e questo serve anche per capire quando si parla di inceneritori, si dice qualche volta che io faccio scomparire i rifiuti, o in questo caso le biomasse. È una falsità. Ogni volta che brucio dei materiali, io ottengo 3-4 volte nuovi materiali rispetto a quelli di partenza. Perché? Perché ho una reazione chimica di questi materiali con l'ossigeno e raggiungo delle temperature alle quali l'ossigeno e l'azoto presenti in atmosfera reagiscono tra di loro. Non è scomparso niente, la chimica e la fisica insegnano che in natura nulla si distrugge, ma neanche nulla si crea, tutto si trasforma. La trasformazione mediante reazione chimica delle biomasse come dei rifiuti porta a un aumento complessivo di quello che la natura non sa gestire, perché bene o male alcuni materiali che fanno parte dei cicli naturali sono riciclati continuamente. La natura, cioè, quando produce zuccheri, poi dagli zuccheri cosa facciamo? Li usiamo e con la respirazione diventano di nuovo CO2 acqua. CO2 acqua vengono riutilizzati dalle piante che riproducono zucchero e ossigeno. L'ossigeno noi lo prendiamo per ossidare gli zuccheri e produciamo CO2 acqua, va anche all'infinito. Ma questo carbonio, questi materiali, l'azoto, il fosforo prelevati dal suolo, sono praticamente sempre gli stessi riciclati. Noi siamo costituiti dagli stessi elementi di cui erano fatti i nostri antenati, di cui erano fatti i dinosauri, periodicamente riciclati. Quando brucio, li sottratto, cioè li perdo e li trasformo. Non solo li perdo, ma la trasformazione ne produce di nuovi composti che sono gli inquinanti. E quando brucio ho grandi quantità di ceneri che spesso sono molto inquinanti. Allora, cosa succede se io voglio usare le biomasse dal punto di vista energetico? Se facciamo un po' di valutazioni, prendo la biomassa e posso, quello che trovate, prendo in coloro che le propongono, cosa vi dicono? È rinnovabile perché la uso nel tempo in cui si riproduce. È vero fino a un certo punto, perché se si riproduce ma in luoghi molto lontani, io devo calcolare l'energia che consumo per il trasporto. Più lontano è il luogo e più difficile è che sia rinnovabile. Per esempio, per questa centrale che propongono a voi, dicono che ci vogliono 1300 ettari. Io ho calcolato, in realtà sono 1500 gli ettari di campi coltivati e sono stato piuttosto largo, in realtà probabilmente ne servono di più. Ma se io calcolo tutte le altre centrali della zona qui intorno, più tutte quelle del Veneto, più tutte quelle del Friuli, abbiamo territorio sufficiente per produrre la biomassa in loco che serve per tutte queste centrali? La risposta è no, oppure modifichiamo la nostra agricoltura, non usiamo più l'agricoltura per fare vino, non usiamo più l'agricoltura per fare mais, non usiamo più per fare frumento, non usiamo più per tutte le coltivazioni che abbiamo sempre fatto e produciamo solo cose da bruciare. Beh, in questo caso contribuiremo
ha una percentuale ridicola dei consumi energetici, perché ripeto, per un decimo dei consumi energetici nazionali occorre 3 volte il territorio nazionale. Quindi non è possibile avere una quantità sufficiente di territorio per produrre le quantità sufficienti di materiale. Questa centrale è una piccola centrale, sapete quanto produce in megawatt, quanti megawatt è? 6 megawatt elettrici, 24 termici, ma elettrici 6. Una centrale a metano di solito è 750 megawatt. Ora vuol dire che per raggiungere l'equivalente di una centrale a metano me ne occorrono 120, dunque 60, 600, 120, anche di più, 125, ecco, per essere più precisi. Ora voi capite, no, questo è, sono quantità ridicole. Per queste quantità tutto sommato ridicole occupo un territorio per produrre le biomasse enorme. Allora la domanda potrebbe essere: però noi abbiamo bisogno di energia, è vero questo? È falso. Pochi sanno che noi abbiamo una scorta di energia producibile dalle nostre centrali elettriche che è più garantita di quella della Francia che ha le centrali nucleari. Può sembrare strano, ma questi sono i dati ufficiali di un'indagine conoscitiva del Parlamento italiano e di un'indagine conoscitiva del Senato francese. Pochi hanno riportato, pochi giornali hanno riportato che quest'anno, a gennaio, col freddo che c'era, la Francia, che ha una produzione in eccesso di energia e che quindi ha obbligato i cittadini a usare l'energia elettrica per il riscaldamento, ha dovuto ricorrere all'energia elettrica della Germania e di altri paesi, e anche dall'Italia, per coprire il deficit di energia elettrica che le loro centrali nucleari non erano in grado di produrre. Eppure loro producono una quantità molto più elevata di noi, anche pro capite, perché la sprecano. E perché la centrale nucleare, come tutte le grandi centrali, producono anche quando non servono. Allora, qual è il discorso? Il discorso è che noi invece in Italia, complessivamente, abbiamo una quantità di megawatt come centrali che non utilizziamo tutte perché non ci servono, ma che in caso di bisogno ha un 20% abbondante in più del massimo di consumi mai raggiunti in Italia. Cioè non può succedere il blackout.